Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi un tutorial molto rapido e credo molto semplice che vi permetterà di ottenere un suono migliore da Spark utilizzandolo come scheda audio, quindi registrando con Spark. Si può registrare, come vi ho già mostrato in un altro video e vi invito a cliccarlo, su Logic, su Reaper, su Cubase, quindi in ambiente PC e in ambiente Mac, utilizzando Spark esattamente come una scheda audio e impostandola di conseguenza, o come ingresso o come ingresso più uscita. Ripeto, cliccate e andate a vedere il tutorial. Allora, come sapete, quando si registra in digitale si perde inevitabilmente un po' di quella botta, di quella brillantezza, di quella presenza di suono che si ha invece ascoltando un suono, e quindi un amplificatore, in una stanza, in analogico. Attenzione però, anche con i microfoni succede la stessa cosa. Forse meno, ma succede anche con i microfoni. Oggi vi mostro due e mezzo trucchetti per tirare fuori il suono migliore e per quindi ridare presenza. Come vedete in sessione, io ho registrato una parte di chitarra in pulito, ascoltate, un arpeggio e una parte in distorto. Rigorosamente in mono e tutti e due suoni creati con Spark, non c'è nient'altro, ok? Allora, come sentite però? Il suono c'è, si sente bene, è di buona qualità, però è un po' indietro, è un po' spento, ok? Io adesso vi faccio vedere come tirare fuori il suono. Allora, proprio tirarlo fuori, cioè farlo venire in fuori. Prima di tutto facciamo un lavoro di pulizia con un equalizzatore. Come sapete, il suono della chitarra in un mix, anche se noi stiamo suonando dal vivo, dovrebbe avere il suo posto. Il suo posto non può sovrapporsi a quello di altri strumenti, in particolare della cassa, cioè della batteria, e del basso. Le basse frequenze sono roba loro. È inutile creare un suono gigantesco con la chitarra se tanto poi andiamo a sovrapporci, a impastare questo suono con gli altri due strumenti di cui vi ho parlato, cassa e basso. Un bravo fonico ve le taglia perché non vi servono. Le vostre frequenze sono quelle al massimo medio-basse, medie e medio-alte. Non di più. Quindi quando voi state registrando, anche solo per studiare, o state suonando su una base, tagliatele quelle, paradossalmente sentirete molto meglio il vostro suono. E se vi andate ad ascoltare le tracce isolate di chitarra dei grandi successi rock, metal, scoprirete che sono molto 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 scariche di bassi, non hanno bassi, o quasi, ok? Andate ad ascoltarvi la traccia isolata di Slash in Appetite for Destruction, poi parliamone del grosso, grandissimo e grossissimo suono di Slash, un suono che a me fa impazzire, ma noi lo percepiamo grosso perché chi ha prodotto il disco ha bilanciato perfettamente il suono di chitarra, di basso e di cassa. Quindi andiamo a tagliare quelle frequenze che non riguardano la chitarra. Io direi di tagliare, così un pochino di esperienza, attorno ai 120-130. Andiamo a sentire. Questo si chiama filtro passa alto, cioè tutto quello che è al di sopra di questa frequenza passa, tutto quello che è al di sotto viene tagliato. Spento. Acceso. Voi direte, ma era più bello prima? Apparentemente sì. Isolato, certo, era molto probabilmente più bello prima. Ma noi dobbiamo registrare la chitarra nell'ottica di un utilizzo su una base o su una canzone già esistente o addirittura su una vera e propria piccola produzione. Quindi quello che adesso noi sentiamo come un po' vuoto verrà riempito da altri. È molto importante questa cosa. Ascoltate adesso invece sulla parte distorta. Accendo. Spento. Sentite nella parte in palm muting come c'è questo rimbombo, questo è molto fastidioso in fase di mix e comunque andrebbe tolto. Togliamolo prima, tanto non serve. Sentite di nuovo. Palm muting. Spento. Accendo. Ok,
Oh, attenzione, ho mosso la webcam. Adesso possiamo fare un'altra cosa, possiamo decidere se schiarire o scurire un po' le alte. Prima di tutto, però, così come abbiamo applicato un passa alto, applichiamo un passa basso. Quindi togliamo tutte quelle frequenze super altissime, acidissime, che non servono a niente. Ho, come vedete, ho dato un angolo molto, molto ripido al taglio e mi metto sulle 15.000. Sopra le 15.000 sarà tagliato tutto. Sentiamo. Qui non abbiamo praticamente niente, ma nel dubbio meglio fare pulizia. Tanto non le sentiamo, sì, non le sentiamo singolarmente, ma se cominciamo a sommare altri strumenti, altre chitarre, magari la voce, magari un pianoforte, magari tastiere, magari sommando, 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 questo suono diventa pesante da gestire. Sentiamo sulla parte distorta. Spento. Acceso. Bene, ora possiamo decidere se dare un po' di aria nelle frequenze tipiche della chitarra, diciamo quelle alte, medio alte, quindi siamo attorno alle 4.000-5.000. Vi faccio sentire quanto poco un intervento produca tanto effetto. Sentite, darò solamente un decibel e mezzo in più o in meno sulle alte. Sentite soprattutto sul distorto come cambia. Prima alzo e poi abbasso. Alzo. Un decibel e mezzo, due, abbasso. Per i miei gusti è meglio non fare un suono troppo acido, si fa sempre in tempo magari un pochino a dargli aria, cioè a dargli frequenze alte, quindi io gli toglierei un decibel e mezzo, attorno alle 4.600. Sentiamo. Spento. Acceso. Sentite che tra l'altro in questo modo, con questo piccolo taglio, è come se avessi ridato basse. Non le ho ridate, ho semplicemente scurito un po' il tutto. E quindi il suono sembra di nuovo più ciccione, anche se le basse sono completamente tagliate. Bene, ci siamo qui. Ora andiamo al secondo step. Chiudiamo l'equalizzatore e apriamo un compressore. Io utilizzo il CLA 2A in mono, rigorosamente, la chitarra va registrata in mono. E vi faccio sentire in maniera proprio semplice quanto colora il suono un compressore anche senza il suo intervento, semplicemente accendendolo e facendoci passare dentro il suono. Quindi, chitarra pulita. Spento, compressore spento, equalizzatore acceso. Accendo il compressore. Guardate che non è solo un termine, non si misura solo nei termini di più forte, più piano, è proprio più ricco il suono, più brillante, più presente, sembra letteralmente più in faccia. Ok? Accendo. Evidentemente questo compressore colora in maniera molto piacevole il suono, creando anche delle distorsioni armoniche che vi invito ad approfondire come tema. Cercate su Google, su YouTube, trovate qualsiasi cosa e veramente rendono il suono molto più piacevole. Sentiamo la chitarra distorta. Spento. Accendo. Qui vedete il segnale molto più forte, si vede anche già dall'immagine, no? Dalla forma d'onda. E quindi la lancetta comincia a muoversi ad agire un po'. E se avete notato, il suono addirittura ha clippato. In questo caso, nessun problema. Diamo un po' di margine. Togliamo 3 o 4 decibel. Togliamogliene 4. Ok? E poi di nuovo ascoltiamo. Sentite che il suono va proprio indietro, retrocede, come se fosse in un'altra stanza quasi. Riaccendo. Ripeto, qua sta tagliando forse 2 decibel, 3 decibel. Pochissimo. Bene. Andiamo adesso a fare un ultimo piccolo accorgimento.
prima avete visto clippato il suono. Allora noi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere un limiter che praticamente non agisce altro che come un super compressore che a un certo punto taglia tutto quello che esce sopra una certa soglia. Quindi noi andiamo a mettere il nostro bel limiter sul master. Gli diciamo di tagliare tutto quello che va sopra il meno 0,3 e siamo a posto. Posto, andiamo qui. A posto, vi faccio risentire tutto da spento, senza diciamo gli accorgimenti. Ora li riaccendo. Sentite come il suono è molto più vivo. Ora sentiamolo qua. Spento. Accendo l'equalizzatore. Accendo il compressore. E accendo il limiter. Ora ve li metto in ordine. Uno, due. E tre. Questi tre semplici plugin, questi tre semplici effetti permettono di avere in fase di utilizzo, ok, della vostra Digital Audio Workstation con Spark, un buon suono di chitarra molto presente e quindi molto più piacevole anche da utilizzare mentre ci si esercita, perché se voi adesso entrate in monitoring su questa traccia, ok, armandola, ve lo faccio sentire in tempo reale, prendo la chitarra. Io adesso entro in input, spengo tutti gli effetti. Questo è il suono distorto. Ok, li accendo tutti. Uno, due e tre. Ok, cambia da così a così, dal giorno alla notte. Bene, questo è tutto. Come avete visto, con Spark si può fare veramente tutto quello che si vuole a livello di registrazione, anche solo di esercitazioni con i suoni, e approfittate della possibilità di utilizzarlo come scheda audio per imparare i primi rudimenti di registrazione e i primi effetti, veramente, equalizzatore e compressore, potete farci un mix, potete fare tutto quello che volete, anche perché comunque l'applicazione di Spark, che io ho aperto in questo momento, attenzione, ce l'ho qui, permette comunque di impostare il vostro suono già all'inizio e quindi anche eventualmente riverberi, modulazioni, eccetera. Ma già così, con così poco, riuscite a tirar fuori veramente un bel suono. E se vi andate a vedere qualche mio video in cui suono la chitarra, tipo guardatevi Witch Image dei Ghost, la mia cover, ve la linko qui sopra. L'ho registrata esattamente applicando questo metodo. Ecco perché suona come mi avete detto voi così bene. Oppure anche la mia cover di Creeping Dead dei Metallica, registrata sempre utilizzando questo sistema. Ok, è tutto, io vi ringrazio per aver guardato questa guida, vi invito a iscrivervi al mio canale, a condividere questi contenuti e a continuare a sperimentare e a giocare creativamente con Spark e con tutti gli strumenti che adesso abbiamo a disposizione. Ciao a tutti e grazie!